Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole, benvenuti e ben ritrovati in questa rubrica As You Like It. A questo giro parliamo di probabilmente uno dei miei autori preferiti in assoluto, per cui spero di rendergli giustizia e spero di riuscire a convincervi a leggerlo se non l'avete mai letto, o spero di convincervi a, non so, rileggerlo o a prendere in mano un altro suo romanzo se per caso ne avete letti troppo pochi di suoi. Parliamo di Lee Earl James Irloy. James Irloy nasce a Los Angeles il 4 di marzo del 1948, sua madre Ginevra è infermiera, suo padre invece è contabile. Ha una famiglia apparentemente normale, ma se vogliamo a creare quello che è il personaggio James Irloy, lo scrittore James Irloy, con tutte le sue turbe, le sue ossessioni, questo stile di scrittura tagliente, quei suoi personaggi così chiaroscuri, sono tre eventi della sua vita. Sto cercando di fare un video. Amor de mi vida. Te ne vai? L'evento che forse avrà più forte impatto sui futuri scritti di James Ellroy è sicuramente la morte della madre. James Ellroy ha 10 anni, i suoi hanno divorziato già da qualche tempo e lui va a vivere con la madre. In realtà James non ha un ottimo rapporto con sua madre, anzi è molto conflittuale, diciamo, la loro relazione e vedrà la morte della madre probabilmente come una liberazione. Forse sono i sensi di colpa scaturitasi da questo evento che appunto lo porteranno a rimuginare spesso su questo evento. Oltretutto, la morte e lo stupro della madre non troveranno mai un colpevole. Il secondo evento è sicuramente qualcosa di più piacevole, ovvero il padre gli regala quando lui è un ragazzino The Badge, che è questo libro dedicato all'LAPD, alla Los Angeles Police Department, ovvero la polizia di Los Angeles. Mentre il terzo è qualcosa che è capitato un anno prima che James nascesse, cioè nel 1947, e che apparentemente non c'entra nulla con la sua vita, se non fosse che è l'omicidio di Elizabeth Short, la Dahlia Nera, ovvero questo omicidio anch'esso senza colpevole, che probabilmente ricorda al giovane James l'omicidio della madre e che lo farà appunto, che ne diverrà anzi meglio, ne diverrà quasi un'ossessione per James, tant'è che poi dedicherà appunto a Elizabeth Short un romanzo, omicidio che adesso io non vi sto a raccontare i particolari efferati, però, perché appunto sono narrati nella Dahlia Nera, però sicuramente sulla mente di un ragazzino che ha perso quasi nello stesso modo la madre, indubbiamente ha avuto un certo impatto. La gioventù di James Ellroy è parecchio sregolata, passa da un crimine, piccoli crimini all'altro, va in galera, si droga, si dà all'alcol, finché un giorno non gli viene diagnosticata la polmonite e persino un ascesso su un polmone. Allora decide di mollare tutto e inizia a fare il caddy, fino a che lui non ha pubblicato il suo quinto romanzo, cioè lui non molla la professione di caddy finché non può dire ok, ce l'ho fatta, sono arrivata come scrittore, adesso posso fare soltanto questo per vivere. E parliamo di James Ellroy scrittore. James Ellroy scrittore ha scritto più di 20 romanzi, l'ultimo è stato pubblicato nel 2014 ed è Perfidia, il prossimo probabilmente verrà pubblicato l'anno prossimo ed è un seguito appunto di Perfidia. Ma prima di parlare dei suoi romanzi parliamo dello stile, della scrittura, dei personaggi di James Ellroy. Lo stile di James Ellroy secondo me è qualcosa che vi farà o amare completamente lo scrittore o ve lo farà odiare in totalità. Io credo che non ci possa essere una via di mezzo. Credo che la scrittura di James Ellroy sia talmente particolare che non credo che tutti lo possano amare. Perché? Perché utilizza tantissima punteggiatura. Scrive con periodi molto brevi. Ha uno stile netto, dialoghi asciutti, taglienti. Le frasi sono scritte molto semplici, non c'è nulla di complesso, ma lui è capace di creare questo mix che lascia senza respiro. Oltretutto, secondo me, è un modo quasi di costringere il lettore ad andare avanti, ad andare avanti, ad andare avanti. È difficile dare uno stop, appunto perché ha questa frase che sembra quasi che si rincorrano l'una con l'altra. Una cosa invece, una caratteristica dei romanzi di James Ellroy che secondo me non si può non amare
sono i suoi personaggi. Io trovo che lui abbia un vero e proprio talento per creare questi personaggi così chiaroscuri. Chiaramente non scrive soltanto di personaggi buoni, o meglio, nei suoi romanzi ci sono i classici servi del male, come vogliamo chiamarli, il classico cattivo, no? Non sono mai completamente cattivi. Sì, c'è qui il mio gatto. State tranquillo, non vi preoccupate, stava riposando finché a un certo punto ha deciso di animarsi. Ma vedete io come devo fare i video? In queste condizioni devo fare i video. Ma vi sembra possibile secondo voi? Vi sembra possibile? Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo parlando appunto dei personaggi, degli eroi soprattutto di James Ellroy. Sì, ci sono appunto i servi del male, i cosiddetti cattivi, che sicuramente sono ben identificabili, soprattutto per quanto riguarda i veri e propri criminali. Quelli su cui concentrare di più la mia attenzione sono gli eroi. Che nella maggior parte dei casi sono poliziotti. Sono poliziotti che indossano la maschera del forte, del tenace, di quelli che dicono io non guardo in faccia a nessuno per arrivare dove voglio andare, o altri che al contrario dicono io ho una morale, io su quella morale ci ho basato tutta la mia vita, non ho alcuna intenzione di raggirare i miei principi per arrivare dove devo arrivare, io ce la posso fare benissimo ad arrivare anche con l'onestà, anche con determinati principi. Ed è meraviglioso come James Ellroy riesca spesso e volentieri a ribaltare completamente queste situazioni, no? A far diventare buoni dei personaggi che inizialmente erano non cattivi, ma sicuramente non completamente onesti, e come riesca a far diventare disonesti quelli che invece vivevano secondo dei principi, secondo determinate regole e non erano assolutamente disposti a mollare queste regole. La maschera del duro e del tenace sotto sotto nasconde quasi sempre dei personaggi molto fragili, pieni di difetti, che sbagliano tantissimo. E è pazzesco perché invece dall'altra parte abbiamo le sue femme fatale. Le femme fatale di James Ellroy ricalcano spesso e volentieri il classico personaggio della femme fatale da film degli anni 40 e 50, no? Basti pensare, non so, a Lauren Bacall nei film quelli con Humphrey Bogart. Poi pensate a qualsiasi femme fatale. Ci sono sicuramente le femme fatale, quelle più cattive, ma ci sono anche quelle che giocano a fare la femme fatale, che sembrano fragili, sembrano le classiche damsel in distress, ma in realtà sono quelle veramente forti. Cioè, praticamente si va a creare la situazione contraria rispetto a quelli che sono gli uomini. Cioè, se gli uomini fanno finta di essere forti, in realtà sono deboli, loro fanno finta di essere deboli, ma in realtà sono quelle che danno la vera forza agli uomini. Sono quelle che spesso e volentieri li prendono, li scuotono e dicono: io ci credo in te, io sono sicura che tu riuscirai a fare questo, sono sicura che sei abbastanza intelligente per risolvere questo caso, sono sicura che riuscirai a catturare il criminale. Loro non sono quelle che vanno in prima linea, non sono quelle che indagano, non sono quelle che tirano fuori la pistola e che picchiano. Ma sono quelle che danno la forza a questi uomini di comportarsi in questo modo e sono dei personaggi femminili assolutamente meravigliosi. James Ellroy, tra l'altro, nei suoi romanzi scrive di tantissimi personaggi. Io credo che sia un'altra caratteristica importantissima dei suoi libri, il fatto che lui nei suoi libri crea veramente quasi una Bibbia di personaggi, per cui io mi rendo perfettamente conto che spesso e volentieri sia abbastanza difficile andargli dietro, perché non è molto semplice. Quando c'hai 30-40 personaggi da seguire e da seguire tutte le loro storyline, anche se non è che sono tutti principali, quasi, perché in realtà sono tutti abbastanza importanti. Non mette mai dei nomi a caso, ecco, è questo ve lo voglio dire, non mette mai dei nomi a caso, per cui mi raccomando, state sempre molto attenti. Ma parliamo appunto dei suoi romanzi. Allora, James Ellroy vi ha detto ha scritto più di 20 romanzi. Io non li ho letti tutti quanti e non ho intenzione ovviamente in questo video di ammorbarvi parlandovi di tutti i romanzi che ha scritto James Ellroy. Partiamo sicuramente dai romanzi principali e mano a mano vi nomino quelli che secondo me valgono veramente la pena. Ovviamente il primo gruppo di romanzi è quello dell'LA Quartet, perché penso che sia il gruppo di romanzi più celebre che ha scritto James Ellroy e perché penso che sia quello anche più bello, sinceramente. Cioè, questo gruppo di romanzi, secondo me, vi dà una soddisfazione. Se siete amanti, come vi dicevo, di quei film anni 40, Humphrey Bogart, secondo me voi non potete non leggere l'LA Quartet. Sono tutti romanzi ambientati a Los Angeles tra la fine degli anni 40 e più o meno la fine degli anni 50. Si chiama Quartet anche se in realtà c'è un romanzo
che non è inserito in questo gruppo, ma in realtà appartiene a questo gruppo, ma ve lo nomino dopo. I romanzi dell'LA Quartet ufficiale sono La Dahlia Nera, Il Grande Nulla, LA Confidential e White Jazz. L'ultimo romanzo, che in realtà non fa parte ufficialmente dell'LA Quartet, ma ha parecchi punti in comune, è Clandestino. Clandestino andrebbe inserito dopo La Dahlia Nera, perché vengono citati gli eventi della Dahlia Nera, per cui starebbe praticamente in mezzo tra La Dahlia Nera e Il Grande Nulla, e in cui compaiono alcuni personaggi, e vengono citati appunto alcuni personaggi della Dahlia Nera e poi di altri romanzi successivi. L'LA Quartet, come vi dicevo, sono romanzi che fanno un gruppo, perché ci sono alcuni personaggi che compaiono nei romanzi successivi. Vanno letti in fila? No. Vi dico no perché? Perché io stessa non li ho letti in fila, perché io ho scoperto che c'era un ordine dopo che avevo già letto praticamente, non dico tutti e quattro i romanzi, ma quasi, senza sapere che andavano in fila, ma semplicemente ritrovandomi gli stessi personaggi ho detto oh, ma forse andavano letti in fila. Perché me ne sono accorta dopo, sì. Me ne sono accorta dopo, ma soprattutto non me ne ero neanche particolarmente interessata. Cioè io ero diventata, come dire, fan di James Ellroy dopo che ho letto Le Confidential, avevo deciso di recuperare altri suoi romanzi. Mi piaceva molto l'ambientazione di Los Angeles di quegli anni, che trovo magnifica, e avevo deciso di recuperare questi altri romanzi. Avevo notato che l'ambientazione era la stessa, però non avevo badato troppo al fatto che forse potevano avere un certo ordine, per cui ve lo dico, si possono leggere tranquillamente anche non in ordine, anche perché la storia si capisce benissimo. L'unica cosa è che chiaramente fa più figo perché dite, ah oh, wow, c'è questo personaggio che c'era citato in quel romanzo, allora adesso gli è successa questa cosa, no? Non è che tutti i personaggi tornano, però ce ne sono certi che sì, finiscono, diciamo, la loro storia mano a mano che voi leggete i romanzi, per cui sì, tecnicamente andrebbero letti in fila, però in pratica, se ve li ricordate dei romanzi prima, o se no, voi lo beccate, tipo, se leggete l'ultimo romanzo, voi dovete recuperarvi il prima. Quello però non è un problema, sinceramente. La Dahlia Nera, come vi dicevo prima, è dedicato a Elizabeth Short, appunto la Dahlia Nera, e a questi altri due personaggi legati da un'altra, non soltanto dall'omicidio di Elizabeth Short su cui indagano, ma anche da un'altra donna che è Kay. Kay è una delle femme fatale, dei personaggi femminili più belli, secondo me, inventati da James Ellroy. E mentre i due personaggi maschili, che sono Lee e Bucky, se non mi ricordo male, chiamati ghiaccio e fuoco, credetemi, è vero, ve lo giuro, che sono due ex pugili completamente diversi caratterialmente, chiaramente, ghiaccio e fuoco, che si incontrano per un incontro di pugilato, no, organizzato dal dipartimento, e poi inizieranno a collaborare. E anche qui, come vi dicevo, personaggi forti e duri che però a un certo punto lasciano cadere le maschere e si scopre tutto quello che c'è dietro. Il Grande Nulla è un romanzo che per primo introduce questo metodo di scrittura, questo stile, di questa decisione, non so neanche come definirlo, cioè di far raccontare la storia da tre personaggi diversi, cioè tre storie diverse, tre personaggi, tre poliziotti in questo caso, che raccontano queste tre storie che ovviamente a un certo punto si devono andare a incanalare da qualche parte, no? È un romanzo che secondo me, cioè, è il romanzo che io, tra tutti quelli di James Ellroy, lo ammetto, ricordo di meno. Mi ricordo benissimo che era molto sentito nel romanzo il problema della minaccia rossa del comunismo, per cui c'era tutta una parte dedicata appunto a questo poliziotto che doveva riuscire a infiltrarsi in questo gruppo di comunisti, mentre dall'altra parte c'è un personaggio molto importante che è Buzz Meeks, che ritornerà poi anche nella Confidential con un ruolo piccolo ma di vitale importanza. E l'ultimo personaggio invece è un poliziotto che deve investigare su tutta una serie di omicidi abbastanza cruenti. Il terzo romanzo è Le Confidential. Io credo che questo sia tipo il capolavoro di James Ellroy, ma lo dico soltanto dal fatto che l'ho letto quelle 7, 8, 9, 10 volte, non lo so, ho perso il conto. E Le Confidential, secondo me, è il romanzo più bello di James Ellroy, sicuramente fa parte della mia top 3 dei romanzi da leggere assolutamente. Cioè, se io non vi ho rotto abbastanza le scatole negli anni passati,
non lo so, lo rifaccio adesso, cioè vi ridico, per favore leggete Lay Confidential. Lay Confidential è questo romanzo, forse ne avevo già parlato in un video, non mi ricordo, però mi sembra strano che non ho fatto un video dedicato a Lay Confidential, che è ambientato tra il 1950 e il 1958 e ha appunto come personaggi principali questi tre poliziotti, diversissimi tra di loro, Jack Vincennes, Ed Exley e ovviamente Bud White. È un romanzo portentoso, è un romanzo che ha tantissimi personaggi al suo interno, che abbraccia 8 anni di storia, anche qui come vi dicevo tre filoni diversi e poi si vanno a incanalare nella stessa storia, personaggi che non si possono assolutamente vedere, che si saccalmerebbero di botte proprio soltanto a vedersi a 2 chilometri di distanza e invece poi uniscono le loro forze per un bene comune, donne meravigliose, io amo le donne di questo romanzo, che sono Lynn Bracken e Ines Soto, se voi avete visto il film, voi dite: ma come? Il libro è un'altra cosa. Voi dovete leggere il libro perché c'è molto, ma molto, ma molto di più. E i personaggi sono questi tre personaggi principali, le loro storie sono sicuramente abbastanza non diverse da quelle del film, però il film vi ha soltanto fatto vedere una minima parte di quello che sono loro. È un romanzo magnifico, io non so come altro definirlo, io non so come altro consigliarvi di leggere Le Confidenze, è uno dei miei romanzi preferiti, è veramente un ritratto di un'epoca. Il quarto romanzo di questo Le Quartet è White Jazz. White Jazz anche di, come dire, portata è molto più piccolo rispetto agli altri tre. Non è, sicuramente non fa parte tra i miei romanzi preferiti di James Elroy, però l'ho letto soprattutto perché in White Jazz prosegue la storia di Ed Exley. Ed Exley, appunto, è uno dei tre poliziotti che vi dicevo di Lay Confidential, vi viene raccontato, cioè vi viene raccontato, in realtà compare e scompare, non è presentissimo. Però io alla fine mi sono affezionata anche ad Ed Exley, è anche parecchio. Ed è un romanzo che inizia po poco dopo gli eventi di Lay Confidential. Ed Exley in realtà non è il protagonista, ma il protagonista è questo Dave Klein, che è questo poliziotto corrotto. L'altro gruppo di romanzi. Grazie gatto, se mi fai girare la pagina, certo, anch'io ti voglio molto bene, batti il 5. È l'Underworld USA Trilogy. Questi sono tre romanzi dedicati alla storia americana e sono American Tabloid, 6 pezzi da 1000 e Il sangue randagio. Allora, se l'LA Quartet secondo me può piacere molto perché appunto ci sono questi gialli, se vogliamo, al suo interno ci sono appunto tutte queste storie di polizia, di Hollywood, dive del cinema, corruzione, omicidi. Secondo me, l'Underworld USA Trilogy è una serie di romanzi che io consiglio di leggere soltanto se siete molto appassionati di storia americana del periodo tra il 58 e il 73, perché più o meno si sviluppa in questo periodo. Non sono romanzi molto semplici. Voi direte, come è possibile? Roy scrive praticamente come se si scrivesse per dei bambini, con delle frasi molto corte così. Certo, però al di là del numero impressionante di personaggi, perché se voi dite Lay Confidential ne aveva tanti, ma io credo che questi forse ce n'abbiano di più, ci sono veramente tanti personaggi e molti personaggi che sono esistiti veramente, perché appunto parlando di storia americana, secondo me un buon 70% sono personaggi reali. Forse anche facciamo 80%. Secondo me, se non siete appassionati, no, e soprattutto se siete appassionati, però non conoscete troppo la storia americana di quegli anni, è una lettura che io vi sconsiglio un po' di fare perché potreste trovarvi un po' spiazzati e soprattutto potreste non capire di che cavolo sta parlando questo. Perché James Elroy, in un certo senso, dà per scontato che voi conosciate non solo la storia americana, ma anche. Lui dice Underworld perché vi racconta praticamente quello che c'è sotto la storia ufficiale americana, no? Lui prende tutti questi personaggi, soprattutto quelli veri, e li dispone tutti come se fossero, a me è venuta in mente questa immagine mentre leggevo, come se fossero le pedine sulla scacchiera, come se stesse giocando a scacchi. Poi mano a mano gli fa fare le loro mosse. Parla dei Kennedy, parla di Martin Luther King, parla del Vietnam, parla di Nixon, parla dell'operato di Hoover nell'FBI, parla di Cuba, dei missili di Cuba, per esempio. Cioè, vi parla tutto appunto della storia americana in quel periodo. Secondo me sono dei romanzi molto studiati. Io credo che James Elroy qui veramente si sia impegnato parecchio. Io ho trovato
American Tabloid, un libro magnifico e molto molto pesante, ma magnifico. Secondo me American Tabloid è veramente un bellissimo romanzo, quasi di inchiesta, se non fosse appunto che ci sono dei personaggi inventati che sono quelli che vi movimentano un po' la storia, perché effettivamente se no è un po' pesante. Perché se James Ellroy l'aveva usato anche in precedenza, cioè l'espediente di inserire articoli di giornale, referti, che ne so, de medici, referti dei poliziotti, valutazione di poliziotti su altri poliziotti. Qui diciamo che questa cosa la ingigantisce a mille, cioè lui mette dentro, che ne so, conversazioni telefoniche tra un personaggio e quell'altro, lui inserisce delle conversazioni segrete, cioè quelle magari con le cimici, per cui ci inserisce quelle, lui inserisce tutte queste mille, mille informazioni, no? Per cercare di farvi capire, per cercare neanche di farvi, ma di darvi anche un'idea di come possono essere i personaggi quelli siti veramente. Cioè, non è che voi, vi spiego, non è che vi cita Hoover e vi dice, ah, vabbè, c'era Hoover che era il capo dell'FBI, che era un grandissimo stronzo, per dire, no? No, cioè, Hoover è un personaggio vero e proprio nel romanzo. I Kennedy sono dei personaggi veri e propri nel romanzo. Per cui vi dico, è abbastanza complesso come lettura, soprattutto come vi ripeto, che è meglio ripeterlo più volte, non, se non conoscete la storia di quel periodo. Si fa fatica. American Tabloid, secondo me, è il più bello tra i tre. E credo che i sei pezzi da mille sia quello in cui lo stile di James Ellroy, cioè questo stile che vi dicevo, molta punteggiatura, frasi secche, si è più esasperato. Io penso che in sei pezzi da mille, vi dirò, a un certo punto io quasi volevo mollare, perché inizia a diventare quasi fastidioso. Perché veramente, se nelle Confidential è vero che c'è questo stile, ma la storia è più movimentata, perché ci sono più personaggi, ci sono tante storie all'interno. Qui, essendo che la storia comunque di base è una, perché è la storia americana, in sei pezzi da mille, tutte queste fasi, ta 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 ta, a un certo punto iniziano quasi a diventare fastidiose. Voi dite, ok, smettila, ti prego, smettila, non ce la faccio più, fermati un secondo. Per cui sì, è bellissima come, cioè sono bellissimi questi tre romanzi, però con calma. Cioè, secondo me, forse se dovete iniziare a leggere qualcosa di James Ellroy, io non inizierei da questi, ci cioè arriverei in fase successiva. Esiste un'altra trilogia, che è la trilogia di Lloyd Hopkins, che è appunto questo poliziotto della Los Angeles Police Department. Sono tre romanzi anche questi, che adesso non mi ricordo i titoli: Le strade dell'innocenza, Perché la notte e La collina dei suicidi. Una volta, tra l'altro, io ve lo dico, li vendevano in edicola nello stesso volume. Forse si trova ancora, più o meno in un formato del genere. Sono questi tre romanzi, appunto, come dicevo, con questo poliziotto protagonista. Sono dei romanzi più hard-boiled rispetto agli altri, cioè se gli altri hanno qualcosa di più noir, no? Appunto, sono più patinati, se vogliamo. Invece questa trilogia di Lloyd Hopkins sono invece più violenti, più secchi, più decisi, i personaggi sono più tagliati con l'accetta. Ci sono i classici poliziotti corrotti, ci sono quelli dalle mani pesanti, no? Quelli che menano. Ci sono le prostitute, le donne, ma anche qui non sono più quelle donne, come vi dicevo, con queste maschere, queste donne molto più costruite, con una personalità più a tutto tondo, che qui invece sono un po' più stereotipati i personaggi, persino le donne. C'è l'alcol, c'è il sangue, c'è la droga, c'è la violenza. Sono più romanzi, come dire, da strada. Sono quei romanzi che si leggono sotto l'ombrellone, quei gialli violenti, in cui più o meno si sa già come va a finire, però ci piace perché c'è questo poliziotto un po' disilluso dalla vita. In questo caso Lloyd Hopkins si è sposato con figli, che però tradisce ripetutamente la moglie, che fuma, che beve. Cioè, classico poliziotto così, no? Da romanzo hard-boiled. James Ellroy ha scritto anche un libro un po' diverso da questi, che è I miei luoghi oscuri. I miei luoghi oscuri è un romanzo che lui ha dedicato a sua madre, cioè è in parte autobiografico, è in parte un'inchiesta investigativa sull'omicidio di sua madre. Io non l'ho letto, ce l'ho, però lo tengo lì, perché mi dispiace leggere tutti i romanzi di James Ellroy, visto che il suo prossimo romanzo ancora non è uscito. Come vi dicevo all'inizio quasi del video, l'ultimo romanzo che ha scritto James Ellroy è Perfidia. Perfidia è il primo romanzo di quella cosiddetto gruppo che si chiamerà Il Secondo LA Quartet. Vedete la gioia che ho già in faccia.
Perché praticamente sono una serie di romanzi che vi raccontano il pre dell'LA Quartet. E infatti uno dei personaggi principali, no? Questo personaggio pazzesco che poi compare anche nell'LA Quartet, è Dudley Smith. E in questo caso Dudley Smith è uno delle voci narranti, mentre nell'LA Quartet Dudley Smith è un po' una cosa che non vi posso dire perché mi stavo per dire un po'. Oop, e poi vi avrei spoilerato un sacco di roba perché soltanto dicendovi qualcosa di troppo poi vi spoilerò il personaggio perché è un personaggio grandioso, diciamo soltanto quello, che compare in tutti secondo me, anche in Clandestino sicuramente perché viene citato e il protagonista di Clandestino lo incontra e poi secondo me anche in tutti gli altri. Ecco, per esempio, volevo dirvi questa cosa, no? Da avervi detto appunto che Perfidia è un salto nel passato ed è un libro meraviglioso perché appunto vi racconta il pre, che tra l'altro è pubblicato da Einaudi, non so perché, invece prima l'hanno pubblicato in Mondadori. Voi mi direte, ok, tu ci hai raccontato tutti questi romanzi di James Elroy, no? Che tu li ami tutti, ma se io sono uno che non ha mai letto niente di James Elroy, cosa mi leggo di James Elroy? Da dove inizio? Allora, io chiaramente il corazon vi dice LA Confidential, ma siccome il corazon manda l'impulso al cervello e dice Bella, no, è lei confidential, no. Sinceramente, se io dovessi dirvi, cioè, se dovessi così consigliare spassionatamente a una persona, non ha mai letto James Elroy, cosa mi consigli di leggere James Elroy? Io vi direi Clandestino, che è un romanzo che ha un inizio e una fine. Non ci sono, è vero, delle citazioni dai romanzi, appunto, come dicevo, precedenti, però in realtà inizia e finisce. Ci sono tutte le caratteristiche degli altri romanzi di James Elroy. È immensamente più semplice, che non fa mai male. Ha la stessa identica ambientazione delle LA Quartet, che è secondo me il top del top di James Elroy. E secondo me è una abbastanza interessante introduzione. Cioè, voi leggete Clandestino, hai capito? Tu, per esempio, leggi Clandestino, Sherlock, no? E inizi a conoscere James Elroy. E poi dici, che figata James Elroy. Vado avanti a leggermi i romanzi di James Elroy. Io, personalmente, il primo libro che ho letto di James Elroy è stato Le Confidential. La prima volta che l'ho letto sotto maturità. Sono arrivata alla fine, quando si scopre, capito, tutto il patatrac di chi è stato colpa. E poi, io l'ho letto e ho detto, ma tu che cacchio sei? Mi sono detta. Perché ero talmente confusa nella mente dei personaggi che... infatti, ve lo dico, la prima volta che l'ho letto Le Confidential, ho detto, ma che è? Cioè, è bello, però... Allora, dopo l'ho riletto una seconda volta, ho detto, oh mio Dio, sto romanzo è il romanzo più bello del mondo. Lo so, anche tu concordi, vero? Dopo l'ho riletto una terza, una quarta, una quinta, una sesta, e l'ho letto un sacco di volte. Ve lo potrei anche citare a memoria alcuni pezzi, proprio così. Infatti quando guardo il film, che ho appena guardato tra l'altro, perché ogni tanto mi riguardo anche il film, nonostante io non è che lo ami, perché secondo me hanno tagliato delle cose bellissime di quel film, da quel libro, scusate, e ci parlo sopra, perché ci sono alcune battute che sono uguali. Comunque, Clandestino secondo me. Secondo me potete iniziare a Clandestino. Poi vi direi, iniziate a leggere le LA Quartet. La Dahlia Nera, il Grande Nulla. Il Grande Nulla, se non vi piace tanto, è normale, tranquilli. E le Confidential e White Jazz, che se non vi piace tanto, tranquilli. Poi, appunto, se volete, capito, proprio darmi la botta di così, proprio tra capo e collo, potete iniziare a leggere American Tabloid. Sei pezzi nella mille e il sangue era andato. Andateci con calma. Datemi una pausa, ecco, un po' per volta. E poi, chiaramente, se volete prendere respiro, però vi piacciono sempre le ambientazioni così, appunto. Poliziotti corrotti, babì bimbo, la trilogia di Lloyd Hopkins. Io spero veramente di essere riuscita a convincervi a leggere i romanzi di James Elroy, a conoscere se non altro questo autore, iniziare a conoscere. E se volete parlarne, mi raccomando, scrivetemi sotto perché io potrei parlarne per ore e ore e ore di James Elroy. Mi sto anche emozionando. No, è un autore che veramente io amo tantissimo i suoi personaggi, sono straordinari. Poi è la maniera in cui vi descrive tutta appunto l'ambientazione. Cioè, la Hollywood di quegli anni, secondo me, ha qualcosa di così affascinante. Che nonostante vi racconti lui la parte più oscura comunque della Hollywood di quegli anni, cioè è bello perché vi sembra sempre di vederla a Los Angeles, per come ve la descrive lui col sole. Sempre tutti belli felici, tutti capito truccati, tutti patinati, no? Voi pensate all'Hollywood degli anni 50, però
vi dice: ma sotto sotto guardate che c'è del marcio, e ce n'è parecchio di marcio. E lì James e Roy iniziano a scavare sempre più, sempre di più, sempre di più, no? Scava nella storia appunto di assassini, di criminali, no? Ma soprattutto scava nei suoi personaggi più buoni, ed è questa secondo me la vera appunto di forza, cioè, il fatto che voi ve li presenta e in teoria questi dovrebbero essere buoni, gli eroi, ma poi iniziano a sbagliare, a sbagliare, a inanellare un errore dopo l'altro e voi dite: ma no, ma tu eri il mio eroe, perché stai facendo questo? E però alla fine è impossibile non amarli, cioè io credo che sia veramente difficile, per quanto magari voi odiate immensamente un personaggio, alla fine magari cedete, cioè è difficile, tipo quando a me chiedono: ma chi era il tuo poliziotto preferito nelle Confidential? E cacchio, cioè se tu me lo chiedevi a pagina 10 io ti avrei detto quello che odiavo più di tutti, quello che proprio mi stava qua, no? Che l'avrei incollato al muro a schiaffi, però arrivata alla fine non ti so dire, cioè perché io alla fine mi sono affezionata a tutti. Ovviamente vi sto facendo il pippone sulle Confidential, però perché vi dico, negli altri romanzi i personaggi prevale di più il lato oscuro dei personaggi, ecco perché, negli altri romanzi di James Ellroy, più che appunto la salvezza, tranne nella Dahlia Nera, in realtà no, nella Dahlia Nera non è vero questa cosa, più o meno. No, mi sto contraddicendo da solo, perché poi stavo ripensando, no, perfetto. Vi sto dicendo delle cose contraddittorie, ma James Roy è contraddittorio, i suoi personaggi sono contraddittori, per cui sono contraddittori anche io. Tu mi fai impressione, Sherlock. Bene, io e Sherlock vi salutiamo e vi auguriamo buona lettura e buon James Roy. Fateci sapere, tutti e due, siamo tutti e due interessati, se appunto l'avete letto, se avete intenzione di leggerlo e se invece dite: no, assolutamente io questo scrittore, dopo che ne hai parlato te, proprio no, non ce la posso fare. Un bacione grandissimo.